Buongiorno cucciolini, buongiorno. Allora, oggi è la vigilia di Natale e le bimbe stanno ancora dormendo. Tra poco sveglierò Vanessa perché dovrà andare a messa. Anastasia invece è in fibrillazione già da ieri perché sa che questa notte arriverà Babbo Natale e quindi è pronta a spiarlo come tutte le vigilie di Natale. E voi ragazzi siete pronti a spiare Babbo Natale? Mi raccomando, spiatelo, perché non c'è niente di male. Cucciolini, mi sembra di aver sentito qualcuno. Andiamo a vedere se si è svegliata Vanessa oppure Anastasia. C'è qualcuno? Ciao amore! Buongiorno, come stai? Un po' contentina oggi? Chi c'è? Buongiorno, ciao amore! Ciao! Tutto bene? Stai ancora dormendo? Che giorno è oggi? Natale! Natale! È già Natale! È la vigilia! Solo che non è bellissimo perché di solito a me piace quando è buio. Lo so amore, faremo un Natale col sole, cosa vuoi che ti dica? Non sembra neanche Natale, sembra primavera. Sì è vero, sembra primavera, che strano quest'anno. Hai fame amore? Tu devi andare in chiesa, ok? Alle 10 devi essere lì. Adesso ti faccio fare colazione, quindi oggi gireremo tutto questo video preparativo per la vigilia di Natale di stasera. E poi cosa facciamo stasera? Spiamo chi? Esatto amore, apriamo l'ultimo giorno del calendario dell'avvento ragazzi. No Ani, cos'hai? Oddio, Anastasia sta male ragazzi. Anastasia mi sa che si è beccata il virus. Cosa succede amore? Cosa succede? E la B? Ah, Anastasia però, mannaggia. Gioia, dai, andiamo a sederci sul divano. Ora mi sento bene però. Ora ti senti meglio? Ieri sera non riuscivo a dormire. Non riuscivi a dormire ieri sera? Perché non mi hai chiamata, amore? No, perché non potevo a che parte girarmi. Avevi ancora male al collo? No, non riuscivo. Non riuscivi a prendere sonno perché non stavi bene, amore mio? Mannaggia, sì, mi sento bene. Amore ascoltami, guarda che stasera arriva Babbo Natale, dobbiamo riuscire a spiarlo, quindi adesso ti do i fermenti, che magari hai un po' di male al pancino, hai preso il virus, e poi stai a riposo tutto il giorno, perché non mi pare che tu sia calda per adesso. Non volevo andare. Ma dove? A cena? In catechismo. Lo so amore, infatti non stavi bene, io non l'avevo capito, ma io ho già scritto alle maestre che tu non stavi tanto bene stamattina. Ma amore, ma no, tranquilla. Mi sembrava strano infatti che eri così noiosa ieri sera. No amore mio. Allora, adesso stiamo a riposo? Ti senti un po' meglio adesso o no? Ti senti meglio? Magari no. Ha ragione Vanessa, non hai digerito ieri sera le patatine con la bistecca che siamo andate a mangiare fuori. Vabbè, speriamo che sia solo quello, ok? Perché noi abbiamo gente a cena stasera e gente a pranzo domani, che è Natale. Quindi tu devi... A pranzo, non a cena. Stasera cena, che è la vigilia, e domani a pranzo, che è Natale. Quindi devi stare per forza bene. Non è vero, per forza no. Se starai male ci sarà la tua mammina che ti cura e ti sta vicino lo stesso, va ora bene? Ora c'ho dolore di vomito. Lo so amore. Andiamo da Vanessa perché stava aprendo l'ultimo giorno, poverina, e l'ho abbandonata, sono scappata via di corsa. Ciao amore. Allora, ultimissimo giorno anche per Anastasia del calendario della bene. Wow! Lucida labbra color carne glitterato. No, fa vedere. Shando. Per gli occhi allora, si mette sopra gli occhi. Vediamo un po'. Cosa hai trovato? Gli M&M's, buoni. Ho messo dove l'occhio qua. Allora, guardiamo su internet. Una candela. Fammi vedere. Ah, è una bomba. Ah no, è una candela, è vero, bellissima. Ultimo giorno di calendario dell'avvento. Io ho svuotato. Del calendario dell'avvento abbiamo trovato una candela. È profumata? Oh, possiamo... Profumata? Sì? Possiamo finalmente buttare tutte queste scatole che la mamma non le sopportava. Guardate. Più. Guardiamo. Che buttate? Io devo ancora metterle dentro tutti i trucchi. Ma i trucchi li mettiamo dentro un cestino, amore. Dobbiamo comprarlo. Cosa tengo? Le scatole, amore. Guarda, guarda, guarda.
Quella di Anastasia è distrutta. Vabbè, ma perché la tua è diversa, la tua ha le scatolette e quindi sono rimaste integre. Anastasia doveva bucare col dito, si è distrutto tutto. Vero? Vero o non vero? Va bene, Ani, come stai? Perfetto, perfetto, risposta esatta. Tu come stai? Grazie, amore, meno male. Il mio torellino che mangia le verdure. Sei bene, amore, sì. Magari hai ragione tu, Vanessa. Secondo me hai ragione te. Magari non ha digerito ieri sera ed era un po' noiosa. Ok, ragazze. Noiosa nel senso che non stavi bene, capito? In quel senso. Quando una bambina o un bambino o un adulto non sta bene, è noioso. Noioso nel senso. Oh, si è ripresa. Com'è che hai fatto? Mi gratti la schiena. Gratto la schiena. Wow! così stamattina. Guardate come si fa a spaventare un gatto. Vediamo come si fa. Tutorial per spaventare. Ha scappato. Ma che poverino, poverino. Che poi gatto, questa è una specie di maialetto. Stamattina lo vedo grosso, più grosso del solito. Acceso la candela. Tanti auguri a te, tanti auguri a Vanessa, tanti auguri a te. Evviva, auguri Vanessa! Auguri amore, che tutti i tuoi sogni si possano realizzare. E Vanessa è cresciuta ancora di un anno in due mesi, ha 11 anni. Auguri amore, tu ti sei ripresa, grazie a Dio. No, basta. Poverina, lasciamola stare, lasciamola piccola. Godetevi i vostri anni, bimbe. Che c'è, Ani, ti viene da vomitare? Ancora, ok. Ti sei beccata il virus, Anastasia? Ma proprio alla vigilia di Natale, mamma mia, non ci posso credere. Senti, amore. No, mi vieni. Come stai adesso? Adesso stai bene perché hai rimesso. Però ascoltami, io lo so che tu hai sete, vorresti bere, però dovresti non bere, non mangiare niente per un po' di ore, se riesci. Se poi continua andrò in farmacia e ti prendo qualcosa per non rimettere più, va bene amore? E forse le ho le bustine di... Ma io non mi sento bene. Amore, ora ti senti bene perché hai appena rimesso. Anche prima ti sentivi bene, vero? Hai rimesso? No? La prima volta che... No? Va bene, dai, allora speriamo che sia solo uno occasionale. Che sia successo solo adesso, ma ci credo molto poco. Tutta questa energia che avevi ieri per vedere oggi Babbo Natale, ce la siamo rovinata. Almeno Babbo Natale mi sta guardando. Sa che stai malato, amore. Va bene, io pulisco un po' casa allora. Vanessa è andata in chiesa con papà e l'aspettiamo più tardi, va bene? Come stai? Bene. Stai meglio, vero? Allora, non è più successo che hai vomitato dopo la seconda volta, quindi sembra che tu ti sia ripresa. Adesso mangi un bel ovetto che ti dà un po' di energia. È tornata anche Vanessa dalla messa, adesso mangiamo anche ma noi. Non doveva ritornare stasera? No, amore. No, quindi sei pronta per stasera? Sì. Mi raccomando, non ti ammalare. Cerca di stare bene, d'accordo? Ciao Vane, bentornata, com'è andata oggi? Bene. E che cosa avete fatto? Avete cantato le canzoni di Natale? No. No? Tu super furbacchiona, ti sei ripresa, mi hai fatto spaventare stamattina, adesso sei qua in attesa che arriva Babbo Natale e vi state mangiando una buonissima crepe con la farina buonissima che ne vorrei un'altra. Ho messo la farina di Manitoba perché l'altra l'avevo finita e pensavo che non mi uscisse la crepe, invece mi è uscita più buona del solito. Io ne vorrei un'altra. No amore, io eviterei, visto che stamattina non sei no, stata no, bene. No, devi evitare, voglio assaggiare. Ma Vanessa dice che invece secondo lei puzza. È bruciata. Non è bruciata, quella è Nutella. Non mangiarla, dai, non mangiarla. La mangio io. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ma lo sapevo, non ve la facevo. Vi devo dire una cosa. Mi piace? Cosa? Ma sì che buona. Che io sono molto stanca perché è tutto il giorno che pulisco casa. Quindi adesso, se avete voglia, possiamo andare in camera. Ci mettiamo sul lettone e ci guardiamo un bel film prima dell'arrivo stasera di i nonni, la zia, Daniel e soprattutto Sbabbo. Smaiale, sì, proprio lui. Perché lanci i tovaglioli tu? Dai, bimbe, che dopo bisogna farsi una bella dorsa. Come ti permetti? Diglielo un po' di lanciare i tovaglioli. La doccia.
Vediamo se dai, Ani, una doccia veloce. Se faccio un botto più bello, i capelli no. I capelli no. Va bene. Ok, grazie. No, vabbè, poi ci penso alla doccia, no, vediamo come stai. Dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella e lasciate un bel like. In 100.000, vediamo. Vai, Vane. E avremo 200.000 cucciolini! 50. 50.000. Quasi, amore. Vabbè, i primi 100 li abbiamo presi. Va bene. Niente, amore, le fortune arrivano una volta sola. E sono 120, grandissima! Si devono cancellare tutti gli iscritti, vai! Meno male. 500.000. Ok. 400.000. 300.000. 200.000. Quasi. Vale, fai vedere il tuo outfit di Natale. Quindi sono forse le 6 quasi. O no, le 5. Sono le 5 e mezza. E tra un po' arriva Dania con i nonni. E fatti vedere un po'. Ma che bellina. E queste calze leopardate. Un tocco di originalità. Questo abitino molto natalizio, molto bello. Che abbiamo usato quando? Abbiamo fatto la canzone. Sì. E com'è la canzone? È arrivato Babbo Natale. E beh, è proprio la canzone di stasera, eh. Bisogna spiare chi bisogna spiare stasera. Astrid. Non è vero. Sì. No. Io Anastasia, se lo sa, che si sta ancora... Babbo Natale. Babbo Natale. Ciao, amore, ti stai cambiando. Te non posso farti vedere al di sopra della testa. No. Attenzione, non andiamo troppo giù. Allora, Vanessina, ascoltami. Poi mi fai vedere l'outfit di domani, invece. Sì. Vai, dai, fammelo vedere adesso. Che siamo, tutti curiosi. Dov'è? Allora lo sa, cercalo. In questa... E l'ho trovato io. E l'hai trovato tu? L'ho trovato io, Van. Dai, vestiti, Ani. Questa fa vedere. Una borsetta scozzese a Vani tema natalizio. E questo vestito. E questo abitino. Anche sì, amore, abbiamo capito. E questo abitino stupendo. Wow, con la sua borsettina, giusto? Mm-hmm. Ok, e invece il tuo è uguale, ma è tutto verde, cioè il mio verde. Esatto, il tuo è tutto verde, ma è uguale. Volete farlo vedere? Vuoi farlo vedere? Sì, l'ho trovato. Va bene, è in fondo forse. Okay. Vediamo un po', lascialo pure appeso, vediamo. Ma che fantasticheria, bellissimi. Ok, adesso hai detto che volevi fare un trucco leggero per Natale. Ho sentito che chiedevi a Mr. Google, vero? Ok, va bene, allora poi ci fai vedere il tuo trucco. Bene, amore? Vediamo un po' questa bambina. Wow, amore, ma sei bellissima. Fatti rivedere, mamma mia. Vediamo? Oddio, che signorina fantastica che sei. Grazie, guardate, così si fa. Apri. Sì? Quando vai giù lo fai. Oh, che signorina educata. Oggi mi voglio fare un po' rosso, cioè tutta rossa. Oh, sì, tutta rossa, va bene, va bene. Allora, cucciole, cuccioline, siete pronte? Vi state per truccare? Io vado a lavarmi e sta per arrivare il vostro super fratellone. Siete felici? Sì, poi giochiamo alla play. Poi giocate un po' alla play, va bene. Io sorrido e faccio così. Mi raccomando, non litigate, capito? Sì. D'accordo? Sì. Promesso? Sì. Dillo con più convinzione, Vane. No. Abbiamo apparecchiato la tavolina, è già arrivato il nostro fratellone, alcuni nonni. Anastasia, facciamo vedere che cosa abbiamo messo sulla tavola? Allora. 3, 2, 1, ta-da! Ta-da! Guardate un po', ma guardate un po' quanta pappa buona che c'è qui ed è solo la vigilia. Quello che a me piace di più è... Qual è? Il formaggio, questi, i tarallucci e il salame. E il salame, a te piace anche il vitello tonnato però, vero? Sì. Va bene, dai, allora, siete contente che è arrivato Daniel? Sì. Adesso aspettiamo la zia, i nonni e mangiamo. Ah, e poi, mi raccomando, sì, qualcosina anch'io. E poi... Arriva Babbo Natale più tardi, che bello! Manca un'ora e mezza a mezzanotte,
Quindi dobbiamo preparare la crema per il pandoro e poi dobbiamo iniziare a nasconderci, secondo me. Adesso prepariamo la crema, mangiamo il pandoro con la crema e poi vediamo che ore sono e iniziamo magari a nasconderci sulle scale, va bene? Ah, dobbiamo preparare il latte con i biscotti, per Babbo Natale sul tavolo, ok? Crema prontissima, andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare il pandoro con questa super crema che sta per arrivare Babbo Natale, che secondo me qua da noi arriva un pochino prima della mezzanotte perché deve fare il giro di tutte le case? Sì. Bene, che entusiasmo ragazzi. Allora, volete vedere Babbo Natale che arriva o no? Sì. E allora dobbiamo andare giù. Cosa stai disegnando tu, Daniel? Chi è questo, amore? Daniel. Mamma mia, quanti capelloni ricci che ci sono in questo foglio. Vero, Vanessa? Tu chi stai invece? Daniel. Anche tu, Daniel, vediamo. Non ridere. Non ride. Che bello. Ma uguale. In quale? Oh, lo sto facendo. Si vede proprio anche lui. Sì, è proprio. Dai, lui. Dani. Cioè, il tuo sembra una ranocchia, neanche. Ecco, ti sta sentendo Babbo Natale, sta per arrivare, Non offendiamo, per favore. Io vado. Oh, ciao. Ma è bello, vero? Ani, ritira tutto, prepara il latte col biscotto che sta per arrivare Babbo Natale. Vani, dai! Vani. Corriamo, mamma mia. È arrivato il momento. Ani, dai, che si arriva poi. Della Juve. Se non è Juventino. Sì. Sì, è Juventino, va bene. Biscotto, Anastasia, trova il biscotto. I biscotti dove sono? Brava. Avete lasciato la porta aperta? Sì. Questa è aperta, ok. Quanti centesimi? Due. Uno per Babbo e uno per Larella. Che deve andare in tutto il giro del mondo. Quindi non dargli troppi biscotti che poi si appesantisce e non riesce più a volare. Tre? Vabbè, dai, magari le renne sono due, hai ragione. Dai. Ok, andiamo. Dai. Andiamo? Sì. Andiamo, corri. Io chiudo qui, Sì. Quindi chiudiamo, così quando arriva ce ne accorgiamo, dai. Chiudiamo. Andiamo. Aspettate. Dove vai? Dove sali? Un po' troppo lontano, venite giù. Venite. Ok, sta arrivando. Sei felice, sì. Poi senti lui che dice Forse. Vediamo. Sì. Dani, sei agitata. Sei agitata, amore. Sì, dai che quando arriva lo sentiamo tanto. Però non lo guardiamo. Sì, che lo guardiamo. Cucciolini, sta arrivando Babbo Natale. Mi raccomando, spiatelo, cucciolini, che dobbiamo guardare. Ani, dove vai? Vieni. Che guardo se arriva. Non c'è. Ok. Ma tu lo spia, Ani, quando arriva? No, neanche. Perché? Hai paura. Io sì, però. Io sì. Io devo spiarlo per forza. Arriva. Buona, Vanessa inizia con i rumori di pancia. Cosa c'è? Perché si entra? Ma se si entra lo sento io, No. Vanessa, perché ogni volta che ci nascondiamo fai versi? Anastasia, tranquilla. Sotto chiacchierano, quindi vuol dire che Mamma. Io mi addormento troppo, ma siamo ancora qua. Che vuole vedere la sua slitta, le sue renne, vuole vedere. Amore, non si può. Osh, vuole vedere. Perché se lo vedi poi lui sparisce. Perché non si vede. Cosa vuole vedere? Fulmine. Pallori. Che fulmine? Occhio. È arrivato. No. Ma che se è arrivato e se n'è andato? Perché? Ho questa sensazione. Ma perché dovrebbe essere andato? Basta! Silenzio! Se arriva mi sento! Ecco, è arrivato! Ho sentito un rumore. Silenzio? No. Non è vero. E che cos'era quel rumore? Mamma mia, voglio sta per arrivare. Ma è il suo stomaco che parla. Basta. Non si capisce cosa le succede.
Sei sicura di non avergli detto di portargli giù i regali? Sì, amore, ma io non gli ho detto niente in realtà, eh. Però lui sa che in questa casa... Ho sentito dei rumori dei passi, tipo, come arrivare sulle scale. Allora Anastasia, se tu vai in bagno ti perdi Babbo Natale. Non pensare che sta arrivando Babbo Natale, è solo ansia. 6 anni dopo, è ansia. Visto come l'anno scorso. Esatto, l'anno scorso sei andato in bagno. Ho sentito dei rumori aprirti. Ane, vai a spiare. Vai a spiare. Aspetta, aspetta. Com'è? Non c'è nessuno. Ane, dai! Corri che se arriva poi ti vede. Dai! Ragazzi, Anastasia è andata in bagno, se arriva Babbo Natale, anche quest'anno si perde l'arrivo. Dove siete, bimbe? Allora, Anastasia, sei riuscita ad andare in bagno, finalmente? Credo che ci devo andare. Non è ancora arrivato, meno male, dai. Hai fatto bene, amore, hai fatto bene. Ma no, ma questa è ansia, amore, basta. È arrivato, non scappare, Anastasia, è arrivato, vieni. Ragazzi, è arrivato Babbo Natale. È arrivato, l'abbiamo sentito. Sentite? Perché? Shhh, guardalo. Eccolo, eccolo. Sì. Guardatelo, bimbe. Anastasia, vieni. Shhh. Ciao. È andato, amore. È andato. Ha lasciato qualcosa. È andato. È ancora in cucina. Ha bevuto il latte. Ma sì. È arrivata la zia Claudia, era in ansia, gli stava aprendo la porta di casa. Mamma mia, andiamo a vedere. Andiamo. Che sta ancora qua? Via. Ha mangiato i biscotti? Ma i regali? Ha preso un biscottino solo? Ha bevuto però. Sì, ha bevuto. Ma i regali? Qualcosa l'ha lasciati, vediamo. Ma secondo me... Guarda, qua ce n'è qualcuno, eh. Guarda. Guarda quanti. Questi non c'erano prima. Che c'è, Ani? Ci sei rimasta male? Sì, che c'erano. No, che non c'erano. Anastasia? Sì, questo c'era. No, non è vero, no, non c'erano. Cosa stai dicendo? No, ma Anastasia. Sì, c'erano. Anastasia. No, ma quelli tu sì c'erano. Anastasia, ascoltami un secondo. Babbo Natale, l'anno scorso, ne ha lasciati alcuni anche giù, secondo me. Perché non può portarli tutti su, perché sono pesanti. Comunque, aspetta, no. Aspetta. Solo un secondo, per favore. Cominciamo a vedere cosa c'è qua dentro. Poi vediamo se arrivano i nonni che ci dicono che li ha lasciati anche giù. Perché secondo me, sai che... Se è appena andato, ora giù vado. No, aspetta, vieni qua. Secondo me nella taverna giù ci sono, però... Anastasia, è vero. Ma non c'è... Ma scusa, perché questi c'erano? Sì. Ma chi li ha portati? Io non me li ricordo. Credo nonna Elisa. Nonna Elisa? Aspetta, allora... Ma no. Questi due non c'erano, Anni, però, Mi state confondendo, Perché c'erano... Oh, ragazzi, ma non c'erano, Ma quando è che sono arrivati questi doni? Io non li ho visti. Li ha portati la zia? Sì. Ah, ok, io non li ho visti allora perché ero già giù in taverna. Ah, era il Babbo Natale della zia. Io mi ricordo che questi due grigi non c'erano. Ragazzi, venite a vedere. Ma infatti non c'erano. Wow! Ma magari guarda che non è lui, che scrive, sono gli elfi. Lo scrivete benissimo, ve lo auguro. Se è Giulio, dico. Comunque, no, penso che se ne sia andato ormai, Vabbè, che bravo. Ma io pensavo che... Neanche attaccata. E questi? Chi li ha portati allora? Non sì, babbo. Ma una volta c'erano tutti qua, c'era una casa. Ma ascolta Anastasia, cerca di capire, posso dirti una cosa Anastasia? Perché l'hai nato? Perché gli sarà caduto il latte. Ascoltami un attimo Anastasia, più passano gli anni e Babbo Natale diventa più vecchio. Vanessa l'ha chiusa. Tu l'hai chiusa, non ce lo fai Ani. Ah, sì, tu l'hai chiusa, è vero? Non ti... Chi è? Sì, però sostengono che ci siano pochi regali. Ma secondo me li ha lasciati anche giù in taverna. Guarda che è venuto sotto da noi. Ecco, mi sembrava strano infatti. Com'è bimbe?
Eh? Ah, è entrato qui, vero? Ma perché lui entra anche da quella finestra lì, di solito? Io lo sapevo già, me lo immaginavo. Ma secondo te, Babbo Natale può portare tutti questi doni? È vecchietto, Si stacca. Mamma mia, che ganti doni ci sono qua. Li apriamo? Qua dentro? No. Allora, facciamo una cosa. Romina, William! No, anche Romina e William. Wow, che meraviglia. Però li prendo. Portiamo fuori due regali a testa, allora, dai. E io prendo Babbo una con Natale della nonna. Per chi? Oh, Anastasia. Anastasia. Vanessa, ti sei comprato il peluccio? Via. Via. Ma infatti. Che figo! Cos'è, amore? Cos'è, amore? Ho solo due maschi. Hai solo due maschi e questo va benissimo. Sì, wow. Questi ce ne ho tre. Bello. Che figo. Che bella. Bellissima. Bella. Ti piace, Vane? Sì. Bella. Wow. Bellissima. Contenta? Ok. Un cuccio, un altro cucciolo? Vediamo che si comporta bene. Due cuccioli! Cucciolini e cuccioline! Miei? Sì, amore, sì. Cos'è? Cos'è che non ci credi? Guardalo, guardalo. Mazza che forza! Wow, il camper delle Barbie! Vediamo qua chi c'è, Vanessa. Wow! È legato, amore! Fortissimo! Finalmente un maschio! Finalmente un maschio! Che bello! Un altro maschio! Mamma, questo di chi è? Tuo! È mio! Una bambina! Oh! La super casona! Vanessa, è troppo pesante, striscialo fuori! Eccola! Olè, guardate un po' chi c'è qui! La casa delle Barbie, alta come mamma Romina! Anastasia? Che è di Vanessa però! Che cos'è? È lo specchio! No, è perché è uno per me e uno per te! Mamma mia! Oh, Ani! Quello rosa di Ani, mi sa, eh! È quello bianco! Sì, io l'ho detto un giorno! Hai visto, amore, che ci ha ascoltati quel giorno? Abbiamo detto pochissimi giorni fa! Ho detto di dirlo, io gliel'ho detto! È vero, mamma mia, guarda! È mio? Sì, è tuo! Ania! Vanessa, quello è uno specchio. Sia per te che per lei, ne avete due uguali. Questo è tuo. Hai visto? Avevo detto pure io. Tu avevi scelto questa nella lista, vero? Sì. Ora questa. Vanessa. Cos'è? È una vestaglia. Ma dai, amore. Bellissima. Guarda, che bello. È uguale, ma è bellissima. Bellissime. Ti piace, Vane? Sì. Maglioncino, questa è un'altra vestaglia. Adesso c'è tutto il tumulto, devi aspettare che si blocchi. Bella, eh? Bello, maglioncino. Morbidissimo. Tu ce l'hai rosso, è vero. Ti piace il rosso? Poi tu stai bene col rosso, sei mora, eh. Bella la vestaglia per stare in casa adesso in queste giornate di relax e vacanza. Bellissimo. Sei contenta? Sì. Tu sei contenta, amore? Ani, mamma, quanti doni. Stai salendo con la sedia, con la poltroncina in testa. Oh, dai, su. Questo è mio. Lo sai già? La parte di Laura. Ah, va bene. Vediamo cosa ci ha regalato il Babbo Natale della zia Laura.
Vediamo un po'. Ma guarda. Vediamo un po'. Wow, cos'è? Non ci credo! Oddio! La rainbow! Mamma, possiamo decorare? No. Guarda, guarda! Oh, che bello, va! Guarda qui, mata corpo e capelli! Wow! Acqua profuma! Buona! Questa te la spruzzi sul corpo e sui capelli e ti profuma! Latte e doccia profumato! Buono, per farti la doccia! Aspetta. Buonissimo! E poi... È una spugnetta! Vai, Vane, vediamo! Cos'è? Dai, ma quanti regali vi ha fatto, Laura? La zia, no, dopo la ringraziamo, Che ma bello! Sì, guarda. Oh, che bella, wow! E anche la nonna. Guardate, hai visto? Bellissimo, Vane. Questo qua cos'è, il microscopio? Guarda che analizziamo poi tante cose. La luna. La Silvia, luna, sì. Wow, no, vabbè. Ma che meraviglia, fantastica. No, vabbè. Ma... meno male che è arrivata la casa delle Barbie, almeno sappiamo dove metterle. Vane, meno male che è arrivata la casa delle Barbie, almeno sappiamo dove mettere tutte queste Barbie che ti ha portato. Cos'è? Cos'è, amore? Della monella. Cosa, amore? Perché mi guardi così? È inquietante. Vuole la vagabonda. No, devi prendere un po' di colore e l'attacchi qua. Sì. Wow, ma anche wow. Un cofanetto gigante questo. Non possono attaccare tutto. A te piace, la monella? Così ho due profumi di monella vagabonda. Cos'è? Shower gel? Buoni. Mamma! Un'altra! Madonna, che bella anche questa! Bellissima! Anche tu! No, vabbè. Niente, possiamo aprire un negozio di giocattoli. Bellissima! Militare, stupenda! Ancora? Oh mio Dio! Qua si sviene! Qua c'è uno svenimento in corso! Oddio! No, è bellissima! Mi fai i capelli con questi, li metto qua dentro, fai così! Diciamo che queste due settimane di vacanza saranno impegnatissime, sappiamo cosa fare. Finiti? Ma possiamo fare un negozio? Finiti? Per voi? Sì, dai, direi di sì, spero anche. Allora, amore, finita la festa, aperti tutti i regali che erano non tanti, di più. Ti piacciono? Anastasia, cosa stai combinando? È comoda? Io dormo con Gasper. Tu dormi con Gasper. No, perfetto. Con Daniel. Tu dormi con Daniel. Ah. Siete contente dei regali? Sì, sì. Domani faccio colazione. Ah, che bello. Guarda che ti spacchi la testa, Dio mio. Contenta dei regali che hai ricevuto, che ti ha portato Babbo Natale? Il mio preferito è questo. È questo. Sì, cadi, mi raccomando, a fine giornata. Quale? Questa? Sì, perché guarda. Perché cosa fa? Ah, mette i brillantini nei capelli con la piastra. Fantastica, però sono tutti belli. Ah, perché la casa delle Barbie non ti piace? No, ma è bellissima. Ah, meno male. Perché adesso ce l'abbiamo ancora giù in taverna. Signorina, la casa delle tue Barbie è alta come me. È l'ultimo modello della casa delle Barbie, È gigante. E la tua è un modello più piccino. Che mi sembra però che era quello che tu avevi chiesto a Babbo Natale. Ma è anche giusto, perché averne due uguali non ha senso, Va bene, diamola una buonanotte. Tu ce la puoi fare, Ma sembra la poltrona di Fantozzi, che tu non sai chi è, ma è lui cadente. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Buonanotte! Buon Natale, buonanotte. Ciao! Ciao!